Ciao a tutti ragazzi e bentornati sull'Exigent Expedition. A parte il telefono che rumoreggia, nella scorsa parte ero rimasto un po' perplesso perché aspettate, finisco un attimo questa. Perché non riuscivo a trovare la lana. Ero disperato perché non riuscivo a trovare questa cazzo di lana. Vedo girato dappertutto. Se vi ricordate, ci siamo fermati nel mega albero che dovrebbe essere da quella parte. Ma niente, allora ho detto, ma proviamo ad aumentare la render distance e guardiamo un po' in giro. La struttura più esposta, o perlomeno più in evidenza, era questa oltre all'albero. All'albero ho scavato nel centro e non c'era nulla, quindi sono venuto qui. Però qui non c'è nessun cartello che ti dice vai di là, vai di là, vai di qua, vai di là. Quindi c'era solo questa scala e sono salito e non c'è niente di sopra. Quindi ho detto, ma proviamo a scavare qua sotto. Attenzione perché qui prima c'era un blocco di bricca, adesso ci ho messo io il legno. Ho detto, proviamo a scavare. Ho scavato e praticamente mi andava a finire in questo buco. Cioè in questo buco. Che adesso io ho fatto una scala con la cobblestone e l'ho tappato. Cioè c'era praticamente un pavimento qui No, non c'era un pavimento, non è che c'era un pavimento, c'era insomma un coso di gravel che quando te cadevi, poi ti scansavi, potevi romperlo e cadeva, insomma. Ma sotto questa scala l'ho fatta io, ragazzi. C'era, guardate un po', una roba di lava. E allora io ho visto questo buco e sono riuscita ad entrarci. Poi ho visto che c'era un corridoio con dei quadri, messi a caso poi, perché alla fine ho visto che c'era una cesta trappola, allora sono andato a disattivare il meccanismo perché non lo sapevo. Poi vi ho iniziato a girare sto labirinto di quadri, sembra essere. Qui ho trovato un altro pavimento di gravel che ho fatto cadere e poi ho rivestito di cobblestone. Infatti, qui sotto c'è la lava che adesso vorrei tappare. Poi ho detto: ma c'è un bivio, andiamo a sinistra. Ok, andiamo a sinistra, vediamo. Qui non c'era niente, un vicolo cieco. Siamo andati di qua. Sono andato di qua. Vicolo cieco, mi giro, lana. Ma ora io dico. Ma creatore della mappa, ma perché metti la lana in un posto che non ci metti nemmeno dei cartelli per dire dove andare? Cioè, questa secondo me o c'è stato qualche problema con la creazione della mappa, però non riesco a capire veramente il comportamento del creatore, cioè come pretendeva che io trovassi questa cosa. Come pretendeva che io la trovassi. Adesso però voglio procurarmi innanzitutto dei blocchi. Che sono slab, fantastico. Quindi neanche a dire. Fatto. Porco Giuda! Non. Oh mio Dio, che cazzo. No, ma sei serio? Cioè, ma. Ma siamo davvero arrivati a questo punto della mappa, cioè che crollano i pavimenti. No, questo penso sia l'abbia messo per un troll, cioè perché non è possibile. Comunque, volevo andare, se ci riuscivo, non ci riesco, a scavare in alto per vedere se c'è un cartello che ti diceva scava in basso, trovi la lana. Voglio vedere dove si esce. Può darsi anche che non si esca, eh. E quindi magari la dovevo trovare per pur. No, 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 si esce, si esce. Si esce come? Ok. Dove sono? Ehi, perché non la piazzo? Perché è un singolo slab.
No, no, non c'era proprio niente, mi diceva, vai giù. Quindi, boh. Questa, ragazzi, non l'ho capita. Donare al monumento. Veramente, ragazzi, stavo per gibbarmi la lana perché era arrivato a un punto tale che non ce la facevo più. Comunque, torniamo all'intersezione e piazziamo questa cazzo di lana che, porca troia. Quanto mi ha fatto dannare. Altro messaggio di WhatsApp. Comunque la lana l'abbiamo piazzata. E adesso andiamo ad avventurarci nella lana rosa, che in questo caso sarà The Long Way Down. Quindi cazzo, una caverna giù. Spero di no. Non so che cos'è. Aspetta. Ah, ok, meno male non crolla, perché se crollava veramente. Un sacco di lapislazzuli. Potrebbero far comodo, eh. Tra l'altro non ho posato la roba, quindi vado a posarla. Ho preso un botto di lapislazzuli, quanto c'è la fortuna, sì, uno. Vabbè. Aspetta, c'è una cosa. Basic gear. Non mi serve in realtà. Oddio, questa spada è molto buona. Arco, frecce, torce, tante torce, grande. Grandissimo. Magari troviamo qualche altra cesta. Oddio. Oh mio Dio, no. Che cos'è? Che cosa dovrebbe mai rappresentarmi? Porca sciabatta, ladra. Ok. Ma stiamo scherzando? Va là, va là, va là, va là. Che ca. Quanta roba mi sta attaccando? Quanta roba mi sta attaccando? Ok, controlliamo sta chest. Ma che cazzo me ne faccio degli per te, me lo devi dire, porca ciabatta. Non c'è niente. No, qualcosa ci deve essere. No, no. Una cosa incredibile questa mappa, eh. È una cosa incredibile questa mappa. Lassù? Lassù non c'è una scippa di minchia. Non c'è una scippa di minchia. Ah, c'è una chest. Oddio, chest plate di diamante che sicuramente è migliore della mia, anche se non è incantata. Enderpearl non mi interessa. Tutta roba strana. Ok, non c'era una minchia qui. Perfetto. Oddio. Sì, oddio, finalmente l'ho trovata dopo secoli. Praticamente sono ritornato dove c'era quel buco con la lava che credevo non ci fosse niente. Sono salito. C'era un altro ponte che mi ha portato fino. In realtà è stato il dungeon più facile della storia. Se vogliamo metterla su. Oddio, come cazzo. Vabbè, per fortuna lui non spawna perché c'è la lava che mi fa luce, quindi non lo fa spawnare. Dato che spawna al buio. È un pigman. No, è pigman. Boh, non lo so come funziona. Comunque, finalmente questo ca. Mio Dio quanto. Ho aumentato la render distance perché veramente non ce la facevo più. Ora l'ho diminuita e sta laggando di meno. Pink wool finalmente. Pink wool finalmente. Abbiamo fatto due lane in questo episodio, considerando che la lana lime non la conto nemmeno perché era impossibile da trovare. Questa leggermente possibile. Ma era comunque difficile perché non avevo idea che bisognasse salire. Dov'è il monumento? Eccolo qua. Madonna ragazzi, Madonna ragazzi. Non avete idea. Non avete cazzo idea. Questo video di Exigent Expedition è tutto. Io vi ringrazio per averlo visto.
E ciao a tutti!